Festa a Shibuya. Chapter closed. Oh, round bonus. Abbiamo ottenuto un trofeo. Abbiamo mancato due maiali e ci manca questo. Prova a tempo. Ah, allora c'è una boss rush. Ah, la boss rush c'è allora. Siamo al 98,5 di completamento. Questo vuol dire una cosa. Completato questo, due maiali, prova tempo e boss segreto, saremo al 100% di sicuro. Effettivamente io non ho girato. Non ho girato, quindi non possiamo sapere se effettivamente c'era, che ne so, Joshua in giro, se c'era l'altro tizio, quello che ci ha aiutato quando Rindo è tornato nel mondo e gli altri erano morti. Ovviamente vuoi che un maiale non sia qui al 104? Eccolo qua. Quale maiale sarà? All right. Watch yourselves, everyone. I think we've got this. Oh, buongiorno. Perfectly balanced. Press my humble contribution. Tu sei il maiale divino. Suona malissimo quello che ho appena detto. E me ne rendo conto. A 2 secondi rimasti, che culo. Questa è stata difficile, aveva molta vita. Ovviamente, ovviamente questa era maiale R2 e ovviamente diversa da quella del primo gioco, che la spilla del maiale era una spilla fortunata che ti aumentava il drop rate. Vediamola. Maiale. Allora, vediamo le spille nuove. Questa, no, è un tornado di foglie. Non male, sembra l'attacco di Mega Man quando prende il potere delle foglie e gli appaiono tutte attorno. Questa invece è uno shotgun oscuro. Luce e tenebra eternalmente intrecciate. A parte che, ok, sono un R1 e un L1. Giustamente sono super spille tutte e due. Ma a parte quello, la spilla di tempo si può comunque collegare perché sono R1, L1 e L2. Quindi un triplo shotgun così. Pum, pum, pum. Bello però. Comunque, maiale. Ah, wow. Che bella. Certo, fa un po' di danno, per carità, però. Mi aspettavo qualcosa di più dal maiale. Ci manca un maiale. E questo, che probabilmente è la prova a tempo. Ok, se il maiale, diciamo, più figo l'abbiamo trovato al 104, mi chiedo quale possa essere questo. Ah, quelli che devi sconfiggere assieme. Oh, Gesù. Mettetevi in fila assieme, per favore. Mamma mia, che culo che avevamo. La spilla del quadrato e abbiamo già ricaricato il beat drop. Perfetto, è andata bene. Avevano molta più vita del solito, quindi stava per diventare un po' più complessa, ma ce la siamo cavata egregiamente. Vorrei livellare prima di eventualmente combattere. Ah, l'ascesa del re Suino. Meno male che non ha detto della divinità Suina. Detto questo, vorrei livellare la spilla di Minamimoto, che ci mancano 2 livelli, prima di combattere appunto la suddetta boss rush o qualunque altra cosa possa succedere, per poi decidere se effettivamente usare questa o qualcos'altro. Spilla maxata, vediamo cosa diventa. Un assaggio del paradiso benefico. Velenosa o luce? Detto così potrebbe essere entrambi. Oh, ma guarda un po', ci sono dei puntini là in fondo. E infatti c'è Minamimoto, l'ho dovuto togliere dalla squadra per farlo apparire. Facciamo un salvataggio che non si sa mai. Allora, Minamimoto, che hai da dirmi? C'è un rumore estremamente forte più avanti, vuoi proseguire? Due Minamimoto! Come? Che cavolo succede? Finalmente ti ho trovato! Pensavo saresti stato tu a forzare un'intersezione. Ma siamo collineari, siamo sempre stati sulla stessa linea. Quei due sono la stessa persona? Ah, non sapevo che Minamimoto avesse un gemello.
Ma perché sono vestiti uguali? Troppo strano. La tua progressione armonica si conclude qui. Crunch! Ascoltate, Zettogrammi. È un avversario comune. Non è un avversario comune. Pensate di essere all'altezza? Sento che non abbiamo alternative. Allora diamo inizio all'esperimento. Watch yourselves, everyone. Non l'avevo mai sentita sta canzone, sbaglio. Forse è questa quella che mancava. Cosa? It's game time, yo. Perché ci sono i rumori temporali? E c'ha già l'armatura, Porca troia! 2007. Oh, va bene che ho messo al massimo. Va bene questo. Ma quella è una manata. Quella mi ha tirato pam, una manata ed è morte sicura. Minamimoto, cambi un attimo di piani. Beh, in teoria forse non è una cattiva idea, sai? Potrei spingerlo all'angolo mentre lo colpiamo. Proviamoci. Altra cosa, proviamo prima la battaglia a livello difficile. Giustamente è un super combattimento. Non mi aspettavo certo facilitazioni. We sure we can handle this? Non lo so, Fret. Pure? Cross time. Merda. No, devi fare molta attenzione. Quell'armatura è tosta. Quell'armatura è bella resistente. E io spero che quell'armatura però sia unica, nel senso non si ricarichi poi. Minchia! Questo mi porta a cambiare nuovamente il piano. Vediamo se riusciamo a combinare qualcosa in questo modo. Possiamo usare anche i missili, è vero. Proviamoci. Ci sono anche delle bolle d'acqua. Proviamo anche queste. No, non voglio scendere sotto il difficile perché mi sentirei pessimo con me stesso. Vediamo come ce la caviamo. Dobbiamo... È una tattica purtroppo da codardi, ma ogni attacco schiviamo poi. Merda! Sai cos'è? Ti devi ricordare tutti quanti i colpi. Ti devi ricordare tutti i colpi che fa. Ogni volta che tira giù il pugno, poi fa lo scatto in avanti. Se sei lì con tutto il gruppo, è la fine. Lo so. What's up with those guys? Be careful. Something's not right. Esatto. Ti sarebbe piaciuto. A sto giro ti ho fregato io. Quell'armatura è molto resistente. Masterfully done.
Ah, credo di aver capito cosa fa l'occhio. Quando lo usi, lui si teletrasporta su di te. Stavolta è colpa mia, ero troppo vicino. Sbagliato a schivare. Voglio provare un'altra cosa. Oh, ho sbagliato. Ho fatto riprova. Vabbè, amen. Il ghiaccio però ha funzionato prima. Il ghiaccio ha funzionato. Credo di poterlo stannare in qualche modo. Non devi mai stargli vicino. Quella carica che fa in avanti è terribile. Non voglio giocare a minore difficoltà. Ma dobbiamo giocare smart. Non ho mai provato le spille curative. Però a questo punto non mi sono rimaste molte altre scelte. C'era mica una che paralizzava. Tipo questa. Potrei provare a vedere se funziona. Ne dubito. Però d'altro canto è vero anche che fino ad ora mi sono ritrovato in una situazione in cui mi sentivo molto superiore al gioco. E questo scontro in particolare invece ti dimostra quanto ancora c'era di difficile da fare. È come quando giochi per la prima volta una Genocide in Undertale. Ti aspetti che sia tutto facile, poi arriva Sans che ti, pam, 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 ti mena così. Devo vedere adesso se l'R2 che ho messo a bit ovviamente non fa una sega. No. Merda, ho sbagliato tutti i tempi. What's up with those eyes? Be careful. Something's not right. Yes, got it. Good enough. I got this. It's not here. Just getting started. Back in business. What's this? Keep it up. Nice one. My face. Mi scoccia solo avere un personaggio che non fa nulla, ovvero Beat, non tanto per lui. Mi scoccia aver sprecato purtroppo uno slot. Cosa fa? Cosa fa? Ah già, di nuovo. No, un colpo del genere non è fattibile. Ma se io al posto di questa qua di Beat gli mettessi uno scudo? È da provare. Non è che abbiamo molte altre scelte. Credo che la barriera abbia sortito il suo effetto. Devo provare quando fa lo scatto. Devo poi evitare di fare. La barriera però funziona su tutti.
La barriera funziona su tutti. Questa è un'informazione interessante. Almeno su quello abbiamo scoperto qualcosa. Stiamo avanzando piano piano. Piano piano stiamo prendendo sempre più coscienza di questa battaglia. E voglio che si capisca, la odio. La odio sotto ogni punto di vista questa battaglia. Il che comunque non è sbagliato. Tutto quello che abbiamo fatto fino ad ora, veramente, va veramente fuori ogni tipo di cosa che abbiamo fatto. Ti spinge veramente a dover costruire un mazzo differente. Io sono sicuro che alla fine riuscirò a portarmi a casa la vittoria, in un qualche modo. Purtroppo non come vorrei. La stiamo apprendendo piano piano. Allora, quell'attacco è veramente ampio, prende tutta la squadra. Probabilmente ho sbagliato io il tempo della barriera, ma secondo me è fattibile rimandargliela indietro. Otterrò questa vittoria. Resteremo calmi e tu non mi fregherai. What's up with those eyes? Be careful! Something's not right! What'd you say, Penny? It's over! Thanks. No big deal. It's over. I'm counting on this. Same here. No limits. No limits. That was easy. È come un Perry la barriera. Se riesci a farla nel tempo giusto, non ti colpisce. We got this. È come un Perry alla Souls. That was great. Devi continuare a muoverti su quello. Non ti posso dire niente. È una battaglia tutta tempistica. Devi schivare nel momento giusto. Devi evitare il colpo. Soprattutto questo colpo. Stavolta infatti l'abbiamo evitato. E guarda un po' chi è tornato normale. E già si è ricaricato la barriera. Non questa volta, avrei dovuto tenerla, però almeno già la usiamo. Gli abbassiamo un po' l'armatura, le punti ferita. E almeno la possiamo anche ricaricare. Mi dispiace, ma ti ho iniziato a capire. Dai, fai di nuovo quel super attacco. It's
How's this? Prevedibile un cazzo, idiota. Eccolo. Non so come abbiamo fatto evitarlo. In qualche modo è andata. No! Ok. Calmo, 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 che ormai è andata. Calmo, che ormai è andata. Prevedibile un paio di palle, stupido. Vai, ancora un colpo di questo. Ancora uno. Ancora un giro di colpo, ci siamo. No, 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 no. Questo attacco qua è pericoloso, purtroppo. Oh, è andata. Purtroppo non come volevo, ma ci siamo. Ho capito perlomeno la battaglia. La battaglia l'abbiamo capita. È fattibile. A livello massimo devi imparare bene a schivare, ma la battaglia si fa. La si fa. Non è impossibile. Fiamme del gatto nero. Bella, 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 bella. Vediamo cosa ci dice però. Potrei continuare all'infinito. Preferirei di no. I conti sono fatti e dimostrati. CVD. Il nostro insieme è svincolato. Nel senso ciaone. Ed è sparito. Che persona strana. Beh, adesso siamo svincocosati, quindi possiamo fare quello che vogliamo, penso. Probabile, direi di proseguire. Il valore T è ancora nullo. Forse dovrei andare allo spettacolo. Sfermione per 3. Bel premio. Allora, vediamo che tipo di premio è stato però. Allora, la battaglia era difficile. Punto. Ma si può fare. Eccolo qua. Oh, che culo. L'abbiamo ottenuta. In difficile. In massimo 88%. Vuol dire che non è un premio incredibile. O se lo è, in ogni caso è molto più semplice di ottenere di questo, e quello è normale. Però parliamone.
Fiamme del gatto nero. Era un L2. L1 ho visto. Dio mio, c'ho il mal di testa per l'impegno che ci abbiamo messo. Devo dire che la barriera è stata ottima come cosa. È un buco nero. Riporta le parole. Non vi è niente di più feroce di 6 felini congiunti. Ok. E quindi fai parte di un set. Quello del gatto nero. Quindi abbiamo 2 spille gatto nero. Questa qui di ghiaccio, questa qui buco nero di tenebre, questa pure del gatto nero, però un vero amico condivide i tuoi sogni. Questo vuol dire che sono 2 set diversi.